Tempo d'estate, tempo di vacanze. Al mare, in montagna o in città, cosa c'è di meglio di un bel gelato? Coppetta, vaschetta o come preferisco io il cono? I classici due gusti più panna in media e al costo di 2 euro è il formato più gettonato. Più avanti vedremo anche quali sono i gusti più strambi. Ma ora torniamo indietro nel passato e arriviamo durante la dinastia Tang, 618-907, periodo in cui si ha notizia di prodotti caseari ghiacciati, fra cui una pietanza preparata col kumis, latte riscaldato e fermentato e ghiacciato prima di servire. Nel 1671 un piatto di gelato fu servito al tavolo reale di Carlo II d'Inghilterra. Era prodotto con panna, frutti e aromi, senza uova, ma conteneva molti cristalli di ghiaccio. Nel 1686 Francesco Procopio dei Coltelli, un cuoco siciliano, dopo tanti insuccessi e successivi perfezionamenti, a Parigi aprì un locale, tuttora esistente, il Caffè Procope, dove veniva servita una grande varietà di gelati. Era il primo caffè di Parigi, secondo molti anche il più antico caffè d'Europa. Ad oggi è ancora uno dei luoghi più noti di Parigi, sebbene sia stato trasformato in un ristorante. Nel 1884 una delle maggiormente note rivendite commerciali di gelato italiane, realizzato tramite raffreddamento di gelato, zucchero, che cominciò la propria attività a Torino. La gelateria Pepino, che ancora oggi produce gelati nel capoluogo piemontese. Sostanzialmente ci sono due tipi di gelati, al latte o crème, contenenti il 32% di sostanza secca totale. Gelati di frutta o frutte, se composti da almeno il 15% di frutta, 10% per gli agrumi, il 18% di zuccheri, il 28-31% di residuo secco totale. Gli ingredienti principali del gelato sono latte, panna, zucchero, uova, frutta, frutta secca, cacao o cioccolato, caffè, eccetera. Ma non potevamo non parlare dei gusti più curiosi, perché le gelaterie spesso spaziano con la fantasia, proponendo anche gusti particolari e magari di tendenza. Vediamone alcuni. Gelato al gusto di wasabi, creato in una gelateria di New York City, ha un tocco esotico dal gusto piccante di una delle salse giapponesi più famose. Gelato alla birra, da noi in Italia è poco diffuso, ma in paesi come la Germania è una vera e propria istituzione. Gelato al parmigiano reggiano, in Italia si è diffuso come gelato gastronomico. Gelato al nero di seppia e calamari, direttamente dal sollevante, è un gelato completamente nero. Gelato alla vaniglia con sciroppo d'acero e bacon croccante. Gelato alle pere e gorgonzola, della serie al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere. Gelato al gusto di pizza. La pizza è uno dei piatti più amati al mondo. La versione gelato recentemente è stata rivisitata e migliorata proprio a Napoli. Gelato al rosmarino, abbinato con un arrosto di carne o a fine pasto su croccante di nocciole. Gelato al prosecco. Tra i vini, il prosecco è sicuramente il vino più amato anche dai giovani. Non poteva mancarne la versione gelato. Gelato al prosciutto, lanciato negli Stati Uniti come un gelato al gusto di maiale. In Italia è stato riproposto come abbinamento alla piadina romagnola. E voi che gusto preferite? Grazie a tutti della visione e arrivederci al prossimo video.